Nella cornice del Palazzo Moncada è stato celebrato il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle nissene hanno festeggiato in presenza delle autorità e dei loro familiari. La cerimonia è stata aperta dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale del Corpo, il Generale Giuseppe Zafarana, nonché l'allocazione del Comandante Provinciale, il Colonnello Stefano Gesuelli. Nel corso della giornata sono stati premiati i militari che si sono distinti durante l'anno ed è stata anche l'occasione per fare un bilancio del lavoro svolto. Intanto ci si aspetta chiaramente che sia un inizio, non una fine, perché se è vero che stiamo celebrando un anniversario importante, perché sono quasi 250 anni, quest'anno siamo a 248 anni di esistenza del corpo, e la missione del corpo è cambiata completamente in questi 2 secoli e mezzo. Da una guardia doganale che era espressione, diciamo, dell'economia degli stati preunitari e poi dello Stato italiano, a quella che all'inizio del Novecento è iniziata ad essere la polizia tributaria, cioè la polizia che controlla, guarda e verifica le entrate dello Stato. Adesso, a partire dal XXI secolo, dal 2001, una missione che si chiama di polizia economico-finanziaria, molto più complessa, che riguarda non più e non solo le entrate dello Stato intese come, appunto, come tributi, come imposte, ma tutto ciò che riguarda l'universo economico dei mercati, l'universo della spesa dello Stato, che è importantissima per i cittadini, perché sono risorse di tutti noi e che devono essere spese in maniera adeguata. E questa evoluzione la stiamo vivendo tutti i giorni e continuiamo a viverla con un progetto molto ambizioso di cui si è fatto carico il Comando Generale, con più di 50 progettualità per preparare quella che sarà, diciamo, un po' la Guardia di Finanza da qui al 2050, quindi ai prossimi almeno 20-30 anni. Ci si sta sempre di più specializzando non solo su tutto ciò che riguarda, per esempio, le criptovalute, quindi il fatto che si debba accettare oggi non solo come mezzi di pagamento che ci sia la moneta elettronica, ma anche che possano essere asset, quindi dei valori importanti tramutati in queste criptovalute con alta volatilità, ma anche con una difficoltà importante di individuazione, per poter fare quello che è un'attività di indagine propria. Tutto questo si sta facendo attraverso una riforma dei mezzi, delle piattaforme tecnologiche, con un progetto importante assieme a Dorsale Informatica, e proprio qui a Caltanissetta stiamo già preparando ufficiali, ispettori e sovrintendenti per questo tipo di attività relativa alle dorsali informatiche.